Luca 17, dall'1 al 10. Ora gli disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo, e se si pente, perdonali. E se anche peccasse 7 volte al giorno contro di te e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento, perdonali. E allora gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Ed il Signore disse: se avesse tanta fede quanto un granel di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati, trapiantati nel mare, ed esso vi ubbidirebbe. Ora chi di voi, se ha un servo da raro a pascolare il gregge, vi dirà quando è tornato a casa dai campi: vieni subito a metterti a tavola, non dirà piuttosto: preparami la cena, rimboccami le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto e poi mangerai e verrai tu? Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? Non lo penso. Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. È un brano molto intenso di tante cose, va bene? E stasera non lo trattiamo tutto, ovviamente. Stasera facciamo una introduzione. Nei prossimi messaggi andremo un po' più avanti in profondità. Però il verso su cui ci vogliamo fermare, e che è un po' il verso chiave di tutto questo passo, è il versetto 5. Gli apostoli dissero al Signore: accresci a noi la fede. Amen. Questa è anche la nostra richiesta, la nostra preghiera: accresci, Signore, noi la nostra fede. Siamo già pronti, contenti per tutto il livello di fede che abbiamo, o vogliamo andare un pochino più avanti? Amen. Io credo che tutti noi abbiamo proprio questo desiderio, e tutti noi possiamo dire: Signore, accresci la nostra fede. Amen. Vedete, questo passo inizia in una maniera un po' particolare. Gesù inizia a parlare ai suoi discepoli e inizia a dire: è impossibile che non avvengano degli scandali. Quindi dobbiamo metterci l'animo in pace, perché Gesù ci ha detto che comunque quello che noi vivremo è che, vivendo in questa terra, vivendo in questo tempo, vivendo in questo mondo, è vero, noi ci incontreremo con delle persone, con delle situazioni che saranno un motivo di scandalo, un motivo di disagio, un motivo di contrasto. E quindi l'idea che tutto funzioni bene, che tutto funzionerà sempre bene, penso che non è possibile, almeno per questa terra. Senz'altro sarà possibile nei cieli futuri, ovvero nei tempi futuri che verranno, ma in questo tempo il Signore ci avvisa: è impossibile che non avvengano degli scandali. E in questo contesto che il Signore Gesù parla e dice appunto che dobbiamo stare molto attenti. In Giovanni al capitolo 16, al versetto 33, il Signore ci parla e ci dice delle cose molto importanti e ci incoraggia. Giovanni 16, al versetto 33, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Amen. Allora, dite una persona che dice: fatti coraggio, Gesù ha vinto. Va bene? Nel mondo avrete tribolazioni, ma in Gesù abbiamo la pace. E dobbiamo farci coraggio. E il Signore Gesù ci dice proprio questo, perché avremo tribolazioni. Però, ritornando a Luca, il Signore ci dice: guai a quella persona che avrà causato lo scandalo, perché sarebbe meglio per lui, è vero, che affogasse, sarebbe meglio che gli fosse messo una macina da un mulino. E sapete che le macine da un mulino in quel tempo erano abbastanza pesanti. Non so se avete visto i vecchi frantoi, anche qui in Toscana, in Puglia, sono questi vecchi frantoi con delle ruote di pietra enormi, è vero? E quindi il Signore dà una sentenza abbastanza forte, dicendo che sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare.
piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. Poi il Signore però continua, vero? E dice questa cosa molto interessante, gli dice, se tuo fratello, state attenti a voi stessi, amen? State attenti a noi stessi, se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. Questo è importante, perché se noi siamo nella nostra società, certamente c'è molto motivo di scandalo, c'è molto motivo di disagio, ma il Signore ci dà una buona regola, una regola fondamentale per il nostro vivere insieme. Se tuo fratello pecca contro di te, hai il diritto di riprenderlo. Ora qualcuno dirà, ah che bello, posso dirgli, faccio tutto quello che penso. Finalmente ho trovato la risposta a tutto quello che io desideravo fare. Adesso vado dal mio fratello, dalla mia sorella e ne dico quattro. Attento, perché il Vangelo non finisce qui. Puoi riprenderlo, è vero? Però se dice anche una cosa, se si pente, cosa devi fare? Se si pente, perdona. Vai e riprendilo. Ma se si pente, perdonami. E questo è una cosa interessante, perché il Signore vuole dimostrarci che noi abbiamo certamente il diritto di camminare nella verità. Amen? Non dobbiamo, non siamo chiamati a camminare nell'ipocrisia. Non siamo chiamati a dire al fratello, alla sorella, ti voglio bene, quando poi dentro il nostro cuore non è questa la realtà, no? Se hai qualche cosa di sì, Gesù, contro il tuo fratello, vai da lui. Amen? Se poi lui non ti ascolta, questa disciplina che ci ha dato in Matteo, allora porta un testimone. Se poi non ti ascolta, dillo alla Chiesa. E se poi non ascolta la Chiesa, ti sia come il pagano e il pubblicano. Vedete, l'amore di Dio è senza limiti. Amen? È vero? Ma insieme all'amore di Dio c'è anche la giustizia di Dio. E queste cose camminano sempre insieme. Amen? La giustizia di Dio ci è stata data perché noi possiamo vivere attraverso il suo amore nella giustizia. Non so se riesco a comunicare questa cosa, no? Dio è giusto e noi siamo stati giustificati per fede, per la grazia del Signore di Gesù. È vero, per la grazia di Dio. Per grazia di Dio siamo giustificati. E quindi giustizia e grazia, amore, perdono e giustizia vanno sempre, sono cose che sono collegate insieme. E così noi sappiamo che finché siamo nel mondo, è vero, noi saremo sottoposti a certe situazioni di difficoltà, saremo nella tribolazione, avremo offese, sì, amen? Avremo anche situazioni di tradimenti, sì, avremo anche questa situazione, avremo persone che si approfitteranno di noi, sì, è vero? Ma avremo anche persone, per Dio, che ci vogliono bene. Però il Vangelo ci dice questo, è vero, che c'è un tempo, ci saranno dei tempi in cui qualcheduno vorrà farci del male, ci creerà scandalo. Questo succede spesso anche nelle nostre realtà, anche nelle comunità, dove sempre si predica l'amore di Dio, ma poi dentro le comunità c'è sempre qualcheduno che dice sì, ti amo, ma poi fa un po' quello che gli salta per la testa, è vero, e non si comportano in una maniera corretta. Purtroppo siamo fatti di carne, e come carne spesse volte noi non seminiamo secondo lo spirito, è vero? La Bibbia ci dice che se seminiamo secondo lo spirito, noi raccoglieremo dallo spirito vita eterna. Ma se raccogliamo, se seminiamo secondo la carne, noi raccogliamo dalla carne peccato, corruzione, distruzione. E quindi siamo chiamati a vivere per lo spirito. E quindi il Signore dice, se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo. Ma se si pente, perdonami. E la cosa incredibile è proprio questo, che il Signore ci chiama a essere persone amorevoli ma giuste. State attenti a voi stessi. Amen. Ciascuno di noi deve guardare la sua via, la sua vita, perché possa vivere una vita di santità, di amore e di giustizia. E come diceva un predicatore, quando tu punti il dito su qualcuno, ce ne sono tre che sono puntati contro di te, no? Per cui sempre dobbiamo stare attenti a noi stessi. E è molto interessante che il Signore dice appunto, state attenti a voi stessi.
E se il Signore ci dice di rimproverare, di riprendere il fratello, lo scopo di questa riprensione non è quello di sfogare noi stessi, no? Perché magari ho detto prima, ah, adesso vi posso dire tutto, ma il modo in cui noi riprendiamo le persone spesso è proprio solo un modo per esprimere la nostra rabbia, sì o no? Spesso è solo un modo per sfogare verso il fratello o la sorella tutta l'amarezza che abbiamo dentro, ed è un modo carnale di fare le cose. Per noi quindi il rimprovero è un mezzo attraverso cui noi sfoghiamo noi stessi, la nostra frustrazione, e facciamo in maniera che gli altri si sentano inferiori a noi. Questa è una forma negativa di rimprovero. Il concetto di rimprovero che il Signore mette qui nella parola del Signore è quel rimprovero che porta a conversione. Amen? È quel rimprovero che ti porta a credere e a sapere che sì, c'è sbagliato. È quel rimprovero che ti porta ad affrontare la verità della tua vita, ad affrontare la verità del tuo comportamento, verità anche sbagliata, è vero, ma che una volta che gli errori sono messi in evidenza, ti porta anche a cambiare la tua vita. Amen? Il Vangelo parla di trasformazione, e se non c'è la trasformazione, noi non abbiamo capito assolutamente niente. Quanti dicono amen a questo? È vero? Quindi la parola del Signore ci dice proprio questo, che noi possiamo rimproverare, o meglio, come dice qua, la parola del Signore, possiamo riprendere il nostro fratello, la nostra sorella, cercando però di portare una via di conversione, una via di salvezza, una via di ravvedimento, non una via di riprensione, punto e basta. Sapete, questo è molto importante anche con i nostri figli, amen? È vero? Certe volte papà, le mamme sono nervosi, allora riprendono i figli nella loro ira. Ma la Bibbia dice non riprendere i tuoi figli nell'ira, è vero? Abbiamo bisogno di riprenderli nell'amore, nella giustizia, di cercare di avere un comportamento che possa portare un cambiamento anche nella nostra vita. La riprensione che dice Gesù qui in questo passo è per il beneficio del prossimo, non è per la nostra gratificazione. Amen? Dillo con me, la riprensione che dice Gesù è per il beneficio del mio prossimo. Amen? Molto importante questo, perché la giustizia di Dio va con l'amore di Dio. Cosa ha detto Gesù quando era sulla croce? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ora, sulla croce Gesù aveva tutto il diritto di poter dire guarda che ingiustizia. Guarda che cosa sta succedendo. Ma invece Gesù ha reagito in una maniera completamente diversa e ha portato il messaggio del perdono come un esempio per noi. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E questa dovrebbe essere anche la nostra attitudine, vero? Quando qualcuno ci ferisce, quando qualcuno si approfitta di noi, la rabbia gli arriva, sì. Il disagio arriva, sì, però dovremmo essere quelle persone come Gesù che sulla croce ha detto Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E per questo il Signore ancora dice appunto che noi dobbiamo imparare a perdonare. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo, e se si pente, perdonami. Amen. Se si pente, perdonami. Ovviamente c'è ancora una condizione se si pente, perdonami, perché non puoi, se non accetta nessuna riprensione, appunto ritorna alla regola della disciplina. Però il Signore ci dà un esempio, perché a questo punto e in questo contesto, è vero, quando il Signore Gesù dice, versetto 4, anche se peccasse 7 volte al giorno con te, e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento, perdonami. Quanto fa? 7 per 7? 49 in un giorno. Per quante ore ci sono in un giorno? Vi dico che per questa cosa qua sono circa 490 volte. Quanti hanno questa fede e pazienza di perdonare uno per rifare il male 490 volte al giorno, circa una volta ogni 2-3 minuti più o meno, è vero? E questo contesto che il Signore dice
perdonali. È in questo contesto che gli apostoli dicono al Signore: accresci la nostra fede. Perché è vero, noi non abbiamo questa capacità e non abbiamo questa forza di perdonare ogni volta che una persona viene a noi, è vero. Anzi, certe volte, e ve lo dico per esperienza, il mugugno dura qualche giorno, per non dire qualche anno, insomma, no? Abbiamo proprio bisogno al Signore di dire: Signore, accresci la nostra fede. Amen? Perché il perdono è certamente qualcosa che non è un semplice sentimento. Il sentimento forse è proprio il contrario, il sentimento è quello che ci nasce quando qualcuno ci offende, è quel sentimento di volersi vendicare, di volersi rifare, di volersi dirame, è vero, di ferita. E perciò il Signore ci dice: perdonali se torna a te. Amen? Perché questo è un sentimento che non è veramente un sentimento, ma è un confessare, un dichiarare la nostra volontà. E vedete, in Marco al capitolo 11 abbiamo l'esempio del figo sterno. Marco al capitolo 11, dal versetto 12. Marco 11, dal versetto 12. Ed è un passo che ci insegna proprio sulla fede. Marco 11, dal versetto 12. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame. E veduto da lontano un figo che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa. Ma avvicinandosi al fico non vi trovò niente altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. E Gesù, rivolgendosi al fico, gli disse: nessuno mangi mai più frutto da te. E i suoi discepoli l'udirono. Versetto 20, lo stesso capitolo. La mattina, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordatosi, gli disse: Rabbì, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato. 22. E Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio. La traduzione qua corretta dovrebbe essere: abbiate la fede di Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quello che gli avverrà, che dice avverrà, vi sarà fatto. Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Amen. Una grande regola questa, vero, che il Signore ci dà. Se uno non dubita in cuor suo, ma crede a quello che gli dice, vi sarà fatto. Chiedete le cose pregando, credete di averle già ricevute e voi le otterrete. Gloria a Dio. Quindi la cosa del Signore che ci dice questa sera è proprio questa: quando voi avete qualcuno da perdonare, fatela. Amen. Se c'è da perdonare, dobbiamo imparare a vivere nel perdono, e se anche uno pecca contro di noi molte volte, noi dobbiamo essere pronti a perdonare e a chiedere al Signore. Certo, questa è una situazione un po' particolare, vero? Perché il Signore mette davanti le difficoltà della vita, e mette davanti le impossibilità della vita, è impossibile che non avvengano scandali, guai per quelli che avvengano, attenzione, stai attenti a voi stessi, se il tuo fratello pecca riprendilo, però sii pronto a perdonare. E in questo contesto i discepoli, purché avessero visto miracoli, purché avessero visto guarigione, purché avessero visto anche resurrezioni, devono dire: Signore, accrescici la fede. Amen. E anche noi dobbiamo avere questa fede. Gesù replica appunto questa parola: abbiate la fede di Dio. Chiedete al Signore quella forza di cui avete bisogno per portare avanti il cammino della nostra vita, il cammino della nostra fede. Amen. Allora, la parolazione è importante per noi. In questi ultimi tempi noi abbiamo proprio bisogno di crescere nella nostra fede. Amen. Abbiamo bisogno non di lamentarci, ma di imparare a crescere nella nostra fede, a dire delle cose positive, a dichiarare la benedizione del Signore sulla nostra vita. Amen. Perché la parola del Signore ci insegna e ci dice, Romani 10:17, la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Amen. Cosa vuol dire? Vuol dire: ci sono persone che odono ma che non ascoltano, è vero?
La parola del Signore ci dice: non siate solo degli uditori, siate anche dei facitori della parola del Signore. Perché io posso udire, ma posso non ascoltare. Questa settimana mia moglie mi ha detto mentre venivo, io ho fatto una domanda: ma questa cosa è successa veramente? Giovedì te l'ho detto alle ore 11, si vede che non mi stai ascoltando. Può essere che magari dico, stavo impegnato in altre cose, ho detto di sì, ma poi in realtà ho udito, ma non ho veramente ascoltato. Lorenzo, quando era piccolo, sempre diceva, una volta disse: io ho questa grande facoltà, le cose mi entrano da una parte e mi escono da quell'altra. Era piccolino, aveva questa grande facoltà, no? Bisogna stare attenti che noi non siamo solo degli uditori, come dice la parola del Signore, che non siamo degli uditori dimentichevoli, ma che siamo anche dei facitori della parola. Cosa vuol dire udire? Udire vuol dire tre cose differenti. Udire vuol dire ripetere quello che si è stato detto. Udire vuol dire anche ritenere quello che noi abbiamo ascoltato nella nostra vita, che è stato detto nella nostra vita, ma poi dobbiamo, vuol dire anche agire nella maniera in cui abbiamo ricevuto il messaggio. Amen. Se tu dici a tua moglie: per favore, vammi a pagare questa cambiale in banca, e poi non ci va, o viceversa, che cosa succede? Ha ascoltato, ma non è successo niente, andrai in protesta, poveretto te. La parola dice che la fede viene dall'udire la parola, ma questo udire non è un udire passivo, è un udire che ci spinge a fare qualche cosa. Amen? Così in questo passo il Signore dice: perdona. Amen? In altri passi dice: fai qualche cosa. E la verità è che se noi vogliamo vedere realizzata la nostra fede, non dobbiamo solo dire ho fede, no? Ma dobbiamo agire in funzione di quello che noi crediamo e richiediamo. Spesse volte dalle nostre bocche escono delle parole negative. A me dispiace sempre quando sento qualcuno che dice stupido, o magari qualche volta ho sentito genitori che dicono ai loro figli: sei stupido, non capisci niente, o cose di questo genere, è vero? Che cosa produce questa parola? Non produce benedizione, è vero? Oppure qualcuno che dice: ah, maledizione, o qualcuno dice: ah, maledetto te, o qualcuno dice: maledetto me. Sapete che significa questo? È esprimere una fede negativa, è vero? Esprimere una fede che non ti porta alla benedizione. Esprimere una fede che stai chiamando la maledizione su di te, che stai mettendo un seme nella vita dei tuoi figli, che si ricorderanno per la loro vita, perché cresceranno sapendo che non sono stati amati, che non sono stati apprezzati, è vero? Ogni volta che c'è un bambino, noi abbiamo adesso il nostro Samuel, ma ogni piccola cosa che fa, non è che lo prendiamo a calcio perché fa delle cose, è vero? Ma ogni piccola cosa che fa, diciamo: bravo, 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 e lui è tutto felice, è vero? E così sta imparando attraverso le varie esortazioni. E così è per tutti i bambini, è vero? Chi ha avuto dei bambini sa che quando sono piccoli dobbiamo incoraggiarli. Io mi ricordo quando Michele era piccolo, va bene, lui imparava a camminare, mi ricordo sempre questa cosa. Andava a camminare, lui cadeva a terra e poi voleva essere rialzato. Ora si rialza da solo. Lui voleva essere rialzato, no? E allora io mi ricordo che lui si metteva così a piangere, e fino a che qualcuno non gli andava vicino. Allora gli dicevo: Michele, vieni qua, io l'ho seduto, Michele, vieni qua, tesoro, vieni, 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 che papà ti rialza. E lui si lasciava col pantalone fino a fino alla sedia, e lo prendevo, lo rialzavo ed era tutto felice e contento. Ora Michele stasera mi picchia, ma comunque va bene. Sono cose che rimangono nella nostra vita, rimangono nel nostro cuore. Poi ormai sono nonno, io guardo un po' anche al passato, ormai il futuro sarà benedetto senz'altro, ma c'è anche il passato. E gloria a Dio, perché noi siamo qua per incoraggiarci gli uni gli altri. Vogliamo vedere che la nostra fede cresce? Sì, allora dichiariamo cose positive, benedizioni. Amen. Non dobbiamo profetizzare maledizione sulle nostre vite o sulle cose che ci sono, ma dobbiamo dichiarare la benedizione sopra di Dio, soprattutto la nostra fede. Perché vedete,
Fede è un nome, ma credere è un verbo. Amen? È vero? Tutti possono avere fede, ma realizzare la fede, credere, mettere in azione la fede, è tutta un'altra cosa. E noi dobbiamo imparare a fare questo. Perciò voglio dire, se io ho fede, crederò. E se crederò, anche agirò, secondo quella fede che il Signore mi dà. Tante volte noi non abbiamo fede e ci troviamo in difficoltà, perché ci sentiamo poveri, ci sentiamo sguarniti di autorità, di altre cose. Ma sapete, il Signore ci chiede semplicemente questo, che noi mettiamo in atto, iniziamo ad agire con quella fede che noi abbiamo. Amen? Certe volte noi diciamo, ah, non ho finanze, non so come fare per andare avanti, stiamo dichiarando delle cose, abbiamo bisogno di dire, Signore, grazie perché nella tua parola c'è scritto che tu benedirai la mia vita. Amen? Grazie perché nella tua parola c'è scritto che tu mi darai abbondanza di benedizione. Grazie, Signore, perché tu dal poco che io posso seminare mi darai il tanto, perché la tua parola dice che ciò che seminiamo, è vero, ci sarà dato 100 volte tanto. Abbiamo bisogno di cambiare la nostra attitudine mentale, fratelli e sorelle. Ogni volta che noi ragioniamo sulla nostra ragione, sui nostri livelli umani, noi saremo sconfitti. Sì? Non possiamo vincere nel mondo spirituale tramite la nostra ragione, perché quella sarà una battaglia persa. Ma abbiamo bisogno di cambiare la nostra mente, come dice la Scrittura, di assumere i pensieri di Dio e di vivere in una realtà soprannaturale. Filippesi ci dice tutte le cose buone, tutte le cose utili, tutte le cose amorevoli, tutte le cose di buona fama, tutte quelle cose in cui c'è qualche virtù o qualche lode, siano quelle l'oggetto dei vostri pensieri. Allora, un po' di igiene mentale, bene? E cambiamo la nostra mente e cerchiamo di credere nella parola del Signore. Alleluia. Quando Gesù ha parlato con questi discepoli, certe volte noi possiamo dire che loro hanno detto, Signore, accresce la nostra fede, e il Signore poteva dire a un rimprovero a loro, poteva dire, sì è vero, fate proprio schifo, non avete neanche un briciolo di fede. Va bene? E forse loro se l'aspettavano pure una risposta di questo genere. Siete dei discepoli senza fede, non siete in grado neanche di perdonare una volta. Però il Signore fece una risposta diversa e ha collegato il perdono, e la manifestazione della grazia alla fede. E il Signore dice, se aveste tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati e trapiantati in mare, ed esso vi ubbidirebbe. Amen. Dile alla persona vicina, potresti dire che cosa? Una parola di fede. Amen. Gesù dice questo, se tu credi, potresti dire una parola, e quella parola produrrebbe un cambiamento. Quella parola di fede, se aveste fede quanto un granello di senape, sapete cos'è un granello di senape, no? Una volta sono andato in Inghilterra con Rossana, c'era, mi sembra, un barattolino così di senape. Bene? E sono questi mini rossi da colza, si chiama, anche piccoli, è vero? E il Signore dice, se aveste fede quando un granellino di senape, potete dire, amen. Abbiamo questa fede questa sera? Non abbiamo una fede negativa, abbiamo una fede positiva. Cerchiamo di dire, Signore, grazie per la fede che mi dai, anche se è piccola, io voglio poterla vivere e dichiarare la parola. E quindi questa sera il Signore è con noi, e anche in questo nuovo anno, in questo nuovo tempo, siamo incoraggiati a vivere per fede. Il mio giusto vivrà per la sua fede. Amen. Il giusto non vivrà per quante cose fa, ma per quelle cose che il Signore gli fa fare, perché attraverso la fede può scoprire la grazia e la volontà di Dio. Il Signore ci benedica. Amen.